Ciao stelline e stellini, sono Ivana, benvenuti in un nuovo video sui segni zodiacali. Oroscopo della settimana, dal 7 al 14 maggio. Il segno del toro. Stelline e stellini del toro, anche questa settimana le stelle sono a vostro favore. Quindi non perdete tempo, cogliete l'attimo, sia in amore che al lavoro. Avete la possibilità di ottenere tutto ciò che volete. Sarà una settimana da urlo, quindi godetevela. Il segno del cancro. Stelline e stellini del cancro, in amore non trovate tregua. Sembra non arrivare la persona giusta, ma non vi arrendete. Questa settimana tante emozioni nuove vi attendono. Al lavoro avete dato tanto, è arrivato il momento di cogliere i frutti. Il segno della Vergine. Stelline e stellini della Vergine, non fatevi distrarre da ciò che accade intorno a voi. Avete un obiettivo ormai da tempo in mente, quindi cercate di raggiungerlo. L'amore va a gonfie vele, godetevi questo momento. E se siete fidanzati, non cercate altrove, è proprio lì l'amore della vostra vita. Il segno dello Scorpione. La luna in Scorpione di questi giorni vi ha donato grandi emozioni. Sembra che l'universo stia sistemando tutto secondo i piani. Dato che non riuscivate a dare una regola alla vostra vita, ci sta pensando lui. Quindi cavalcate l'onda della fortuna e godetevi tutte queste cose belle che vi stanno arrivando. L'universo vi ama. Il segno del Capricorno. Stelline e stellini del Capricorno, finalmente sembra andare tutto per il verso giusto. In amore e a lavoro ormai state ottenendo il massimo, quindi non esitate. Se avete dei nuovi progetti in ballo, portateli a termine. Il segno dei Pesci. Stelline e stellini dei Pesci, vi sentite leggermente stressati in questo periodo, ma non vi preoccupate, tutto sta per realizzarsi e sistemarsi. Se avete un progetto in corso a livello lavorativo, potreste concluderlo in questa settimana. L'amore va a gonfie vele, cosa vi devo dire? Godetevelo. Non hai trovato il tuo segno zodiacale? Bene, vai sul mio profilo Instagram, è lì che ti aspetta. E se non l'hai ancora fatto, metti il follow e attiva la campanellina, così verrai avvisato o avvisata quando uscirà il prossimo video. Seguimi anche sugli altri miei social, Instagram e TikTok. Ti aspetto! Ci vediamo la settimana prossima per un nuovo oroscopo settimanale, sempre qui sul mio canale YouTube. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, metti il follow!